Buon lunedì e buon inizio settimana. Stiamo riflettendo sulle 8 dichiarazioni di Gesù. Io sono. Questa mattina dal Vangelo di Matteo, capitolo 28, il versetto 20, leggiamo: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Le parole di Cristo, ecco io sono con voi, in verità hanno rassicurato milioni di credenti nel corso dei secoli. Fin dall'Antico Testamento il Signore aveva assicurato la sua vicinanza, la sua presenza, la sua assistenza in favore del suo popolo. Riflettevo su quelle meravigliose parole che Dio stesso rivolgerà a Giosuè dopo la morte di Mosè. Leggiamo così nel capitolo 1, versetto 5: come sono stato con Mosè, così sarò anche con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E ancora, nei secoli futuri, il Signore, per incoraggiare il suo popolo, manderà i profeti. Ricorderemo il profeta Ageo, che ricorderà al popolo del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Questa dichiarazione divina infonde nei nostri cuori e nei cuori di quanti stanno attraversando la valle dell'ombra della morte sicuramente un sollievo, un aiuto, una benedizione, perché anche durante il percorso della valle dell'ombra della morte noi possiamo dichiarare: tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Dio non è contro di noi, il suo dito non è puntato contro la sua chiesa. Piuttosto leggiamo nella Bibbia che Dio è per noi, il suo aiuto è sempre pronto, Dio non è lontano, non è disinteressato, ma ha cura di noi. Gesù, prima di ascendere al Padre, guardando i suoi, promise che non li avrebbe lasciati soli, ma che avrebbe mandato un consolatore che sarebbe stato con loro per sempre, tutti i giorni. E quando alzeremo gli occhi ai monti e ci chiederemo da dove ci verrà l'aiuto, scopriremo anche in quella circostanza che il Signore è vicino a tutti quelli che lo temono e che lo cercano in verità. Ricordiamoci che questa promessa, che questa dichiarazione di Gesù è anche per noi questa mattina. Pertanto, vogliamo ricordarci di quel versetto che dice così: Signore, ricordati della parola data al tuo servitore, perché su di essa tu mi hai fatto sperare. Buon inizio settimana.